In un video precedente abbiamo parlato della proporzione che c'è tra il diametro e il numero dei denti delle ruote dentate Lego. Oggi vedremo altre caratteristiche tra loro in proporzione, ma ribalteremo la situazione e parleremo di proporzionalità inversa. Benvenuto qui Matematica, io sono Claudio. E oggi ti voglio mostrare, grazie alle ruote dentate Lego, la proporzionalità inversa. Sono situazioni in cui, quando una grandezza raddoppia, ce n'è un'altra che dimezza. Scopriamolo insieme. Nel video sulla proporzionalità diretta, eravamo arrivati a questa proporzione. D1 sta a D2 come Z1 sta a Z2, dove la lettera D indica il diametro, mentre la lettera Z indica il numero di denti. E quello che abbiamo sottolineato è che l'indice dei valori è nello stesso ordine sia a destra sia a sinistra dell'uguale, prima l'1, poi il 2. Questo ordine ci dice che la proporzionalità tra il diametro e il numero dei denti è diretta. Oggi vorrei provare a mettere in relazione tra loro il diametro di queste ruote con il numero di giri. Ovvero, se metto in contatto queste ruote, quanti giri fa una ruota nel tempo in cui l'altra ne fa uno? Per la prima prova usiamo due ruote medie. Metto queste frecce, una rossa e una bianca, per rendere più evidente la rotazione. Come vedi, dietro alla ruota con la freccia rossa c'è un motore, che tramite questa demoltiplica la fa girare. Questa dunque sarà la ruota motrice. La ruota con la freccia bianca, invece, si muove perché è messa in movimento dalla prima ruota, pertanto la chiamiamo ruota mossa. Metto le frecce sfasate in questo modo per evitare che si scontrino e facciamo partire. Come avrai notato, le due frecce hanno seguito direzioni diverse. La motrice è andata in senso orario, la mossa in senso antiorario. Però avrai sicuramente notato che nel tempo in cui la motrice ha fatto un giro, anche la mossa ha fatto un giro completo, né di più né di meno. Quindi possiamo scrivere il seguente risultato. Adesso, per fare in modo che le frecce facciano lo stesso giro e anche per distanziarle un po', così posso puntarle tutte e due in alto, aggiungo un'altra ruota di diametro 3 tra la ruota motrice e la ruota mossa. In gergo tecnico questa ruota è detta oziosa. Ovviamente il risultato non cambia. Ora usiamo come ruota mossa quella più piccola, quella di diametro 1, e vediamo cosa succede. Possiamo riassumere la situazione in questo modo. Visto? Le misure dei diametri e il numero di giri si sono scambiate. Vediamo se questa cosa vale anche mettendo la ruota grande come ruota mossa. In questo caso, mentre la ruota motrice fa un giro, la ruota mossa non ne ha compiuto neanche uno. Proviamo allora a resettare la situazione e lasciamo andare le ruote fino a quando tutte e due le frecce tornano alla posizione di partenza. Hai visto? Mentre la ruota piccola ha fatto 5 giri, la grande ne ha fatti 3. Possiamo riassumere così. Anche in questo caso, le misure dei diametri e il numero di giri si sono scambiate. Vediamo tutte le tre tabelle insieme. Quando ho due grandezze tali per cui, se moltiplico una per un valore, l'altra viene divisa per lo stesso valore, si parla di proporzionalità inversa e si dice che le due grandezze sono inversamente proporzionali. Qual è allora la formula che può riassumere tutto questo? Eccola qui.
D1 sta a D2 come G2 sta a G1, dove con D indichiamo sempre il diametro, mentre con G indichiamo il numero di giri. Come vedi, questa volta gli indici 1 e 2, che si riferiscono alle due ruote, sono scambiati di posizione. A sinistra dell'uguale c'è prima l'indice 1, a destra dell'uguale c'è prima l'indice 2. In questo caso si parla di proporzionalità inversa e si dice che diametro e numero di giri sono inversamente proporzionali. Possiamo scrivere questa proporzione e quella vista nel video precedente in una sola equivalenza. D1 sta a D2, come Z1 sta a Z2, come G2 sta a G1. Attenzione sempre allo scambio degli indici nell'ultimo rapporto. Quindi possiamo dire che il diametro delle ruote e il numero dei denti sono direttamente proporzionali, mentre il diametro delle ruote e il numero dei giri sono inversamente proporzionali, come pure il numero dei denti e il numero dei giri sono inversamente proporzionali. Ti vengono in mente altre caratteristiche che sono tra loro in proporzionalità inversa? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Metti un like al video e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina, così scoprirai quando pubblicherò i prossimi video. Alla prossima!